E Gene Gnocchi, il mattatore della serata del Tatì, glorioso locale di cabaret barese che ha cambiato nome ma non aspetto e vocazione. Per questo comici di fama ci vengono e ci tornano. L'idea che c'è dietro tutto questo è riportare a Bari il cabaret, perché abbiamo capito che a Bari si ha ancora voglia di cabaret, o forse si ha nuovamente voglia di cabaret. L'importante è che c'è un cabaret bello, fatto bene, in quello che si può dire è il tempio storico del cabaret di Bari, no? Passa dagli sketch comici alla musica Gene Gnocchi, derubato sull'autobus mentre andava alla SIAE a registrarla, di una sua canzone, Purple Rain. Ed ero sull'autobus e così mi è venuto ingenuamente da fischiettare Purple Rain, proprio così, perché ero talmente contento di averla scritta. Sì che mi giro sull'autobus, non c'era mica Prince. Racconta di aver fatto i mestieri più improbabili, da quello di dare cattive notizie a recuperare la donna cannone. Non so se ricordate quando Berlusconi è stato colpito da quel souvenir, Piazza del Duomo a Milano. Ecco, la cattiva notizia sua moglie Veronica Lario, cioè che lui non si era fatto niente, non l'ho fatto io, è dovuto andarci via. Poi si lancia in un esilarante spogliarello dedicato alle donne. Che tu non mi amavi.